Allora, visto che il signor Rizzoni è il vice presidente del Consiglio Comunale, vice presidente vicario del Consiglio Comunale, io vi farei dire qualche parola anche per conto dell'amministrazione di Spoleto. Buongiorno a tutti innanzitutto. Buongiorno. Qui mi sembra comunque un buon mortorio, no? È la festa dell'Avis questa qui, ragazzi. Io dico, facciamoci un bel applauso. Se no mi passa fuori dice stanno a celebrare un funerale. Non è caso. È giusto, Don Alessio. Vedono anche Don Alessio, dice funerale sicuramente, non mi sa credere. C'è discepoli, quindi... Va bene, a parte gli scherzi, sì, io vi porto il saluto del Consiglio Comunale, però ecco, vi porto questo saluto del Consiglio Comunale, qui inizia e qui finisce la mia figura istituzionale, perché io principalmente sto qua con il cuore di Avisino, quindi ecco, mi sento Avisino come vicepresidente vicario del Consiglio Comunale, e quindi il saluto che volevo portarvi era proprio quello di uno di voi. Per tanti anni ho fatto il presidente, io so qual è il sentimento che alberga in molti di voi, soprattutto quelli che partecipano per la prima volta. Magari si chiedono, cioè io pensavo che fosse la sala piena, che fosse tanta gente, come mai non ci stanno? E qualcuno magari riesce a trovare anche qualche alibi, no? Dice, beh, oggi è freddo, ci sta la fiera, il Viale Trento e Trieste, fanno l'inaugurazione, e quindi dice, ah, probabilmente è per questo. No, vi garantisco, è stato sempre così. Ma c'è anche una motivazione. I primi anni che io facevo il presidente e mi prendeva quasi un sentimento di sottostima, no? Cioè nel senso di mortificazione, e mi chiedevo sempre, mi interrogavo, ma dov'è che sto sbagliando o stiamo sbagliando? Per quale motivo non ne sono magari 300 i premiati e si presentano in 30? Poi dopo, maturando l'esperienza, sono riuscito a darmi anche una spiegazione sul perché. Perché l'Avis è l'associazione più corposa del territorio, però è la più genuina, cioè la più anomala da questo punto di vista. Cioè per chi va a donare sangue, la dimostrazione partecipativa, cioè la partecipazione, finisce nel momento in cui esce dal centro trasfusionale. Quello è l'atto principale di un avvisino. Tutto il resto diventa un optional, e quando le cose sono optional, cioè non sono prioritarie, non sono primarie, allora c'è chi ne vuole, tra virgolette, approfittare e chi no. A differenza di altre associazioni, dove far parte di un'associazione lo si fa principalmente per un tornaconto personale, e quindi quando c'è un tornaconto personale l'associazione organizza qualcosa, la partecipazione è dimostrata perché c'è un interesse, perché è una partecipazione interessata. Ecco qual è il motivo per cui magari oggi tante medaglie, tanti cofanetti di medaglia rimarranno chiusi. Perché noi donatori siamo fatti così, quindi magari c'è un momento di esaltazione per chi viene qui a ridire la spilla per la prima volta, e io dico sempre, magari la prima volta sarebbe stato bello andarci, perché è una sensazione che non dimenticherete mai, perché nel momento in cui ritirate questa spilla, che è fortemente meritata, ecco, sappiate che in questo momento è qualcuno che vi sta dicendo, anzi più di uno, che vi sta dicendo ufficialmente grazie. Quindi rimanete sempre nello spirito di donatori, nello spirito di fratellanza, perché solo questo è partecipazione intima e interiore. Grazie.